Sul cavalcavia di Centinarola questa mattina sembrava di essere al palaghiaccio durante una partita di hockey, auto come dischi impazziti che rimbalzavano tra guardrail e tra di loro, due auto, un fuoristrada ed un ciclomotore coinvolti e tre feriti lievi. Sono da poco passate le 7:30 del mattino, orario di spostamenti per lavoro, ma l'acqua gelata formatasi in una notte stellata con temperature sotto lo zero ed una improvvisa breve pioggia ha formato sulle strade un velo di ghiaccio che non perdona nonostante i pneumatici invernali. Sulla sommità del cavalcavia, il punto più insidioso, un fuoristrada Suzuki condotto da un giovane fanese di 25 anni che procedeva in direzione Fano ha perso il controllo e sbattuto il muso contro il guardrail sul lato opposto della carreggiata e dopo una serie di testa coda si è fermato al centro. Alla scena hanno assistito gli operai della Pavimenta che sono lì per le opere dell'A14 che con un furgone sono di passaggio e hanno prestato soccorso al giovane dolorante al petto. Da lì in poi sono iniziate le carambole. Il primo è un ciclomotore che scivola autonomamente con un ragazzino che fortunatamente si rialza quasi subito e riparte. In quel momento arriva una Forci Max con a bordo una donna di 40 anni che ha con sé una bimba di soli 6 mesi che secondo le prime testimonianze dei presenti per evitare il ragazzo sterza e si intraversa sempre per il fondo scivoloso. Una Panda condotta da una donna di 49 anni di Centinarola che si recava al lavoro frena ma l'auto fila dritta come un fuso contro lo sportello anteriore della Ford ferma in mezzo alla strada. L'urto è violento, esplodono gli airbag, ma le conseguenze fisiche per le due donne e la piccola di 6 mesi, ancorata saldamente al seggiolino apposito, sono lievi, ma vengono portate ugualmente per accertamenti dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Fano, al quale si reca autonomamente anche il giovane del fuoristrada, accompagnato dai suoi parenti. Sul posto per i rilievi sulla dinamica dell'incidente, deviare il traffico in quel momento abbastanza intenso, una pattuglia dell'infortunistica della polizia locale di Fano.